gamba e... Ti dividevi tra le due panchine? No, no, perché non li conosco. Capito? Come Villar Perù, con gli agnelli che c'hanno. No, c'hanno gamba, per cui è normale che Viterbese sta lavorando. Servirà qualche altra cosa, secondo me, così dall'esterno, visto la prima partita. Giudico male perché mi sono rende conto qual è il livello di eccellenza, capito io? Non mi rendo conto, io l'ho fatta 14-15 anni fa. Era tutta un'altra cosa. C'è una squadra io, c'è un cavallo, è chiaro. Questa squadra secondo me manca qualcuno supera l'uomo, palla a piede. Praticamente nel calcio moderno chi ha superiorità è quello che... La squadra poi può darti il sbaglio, manca il centrocampista perché sono due di rottura, poca qualità a mezzo al campo. Però questo già lo sapevo, no? State cercando. Sì, allora. Centrocampista di qualità e una mezza punta qualcuno che... E Cipolla di Grosseto, per dirti, capito? Che poi sto pure a Viterbo, vanno a Viterbo, uno così, ecco, vanno a Viterbo perché Allegri non lo vedeva, pensa un po', ecco, e allena il Milan. Ha salvato la Viterbese da solo. Allegri lo faceva andare via fece un girone di ritorno e allena il Milan in Coppa dei Campioni, sai vuol dire il calcio è un girone di ritorno fece ma il Peronullo ma no, sì ma ossia, parliamoci chiari, è tutto parametrato a quello che è le qualità. Uno dopo 3, 4, 5 adesso giocheranno con chi giocate, Luciano? Giochiamo con Chiusi, sì. Il 19, il 22 con Albinia e il 24 con Sina Lunga. Sotto le squadre di eccellenza, sì, già si vede, allora vedi qualche cosa. E poi non tanto perché il Lazio conto gioca la mattina Tosca, alle 10:30 alla Dispoli Politana. Sì. Tu che ne pensi di questa cosa della mattina, Piero? Gioca della mattina? Sbilisce un po'. No, fuori casa? Sì, però fuori casa. La mattina si sta per favorire le squadre di Roma, capito? Ma infatti molte si salvano lì. Sì, perché la mattina tu alle 10, cosa? Però io quell'anno vinco il campionato, vincevo 7 partite fuori casa 1-0, quanto è bello 1-0 fuori casa. Pure quello è vero, però c'è da toccare molto su questo organico. Non lo so. Ho visto un quarto d'ora che vi dico, c'è da ma soddisfatto comunque della rosa? No, che ha messo, ma la rosa è importante onestamente non riesco a parametrarmi io per l'eccellenza. Io non so, vedevo una promozione che è ridicola, l'eccellenza non so, io l'ho fatta nel 97 98, è poco più della promozione, sono passati 15 anni, il calcio è calato a tutti i livelli. No, il livello è basso, solo che ti trovi la domenica alle 10:30 la vestita con quello con l'ombrello sulla rete. Una domanda un po' cattiva di questa convenzione, è fatta, pronta? No, ancora, dice che insomma sono un po' lenti. Oh, però sta bene il campo, ci sono passato stamattina. Sì, però permetti, a me serve la convenzione, mi serve l'ufficio, mi serve le cose, sì, le vedo un po' lenti. Essenzialmente penso che non ci avete qualche amministratore voglia bene, che gli piace il calcio, capisci, voglio dire. Forse le ferie hanno un po'. Fatelo prestare qualcuno dalla provincia. C'è coso, c'è le mano sto Menghini, però mi dice piuttosto Stefanino. Di avere il campo per presentare la squadra a settembre. No, ma no, io vorrei appena torniamo dal ritiro di Chianciano presentare la squadra, non lo dobbiamo usare la quercia da qualche parte, oppure in notturna lì una partita, vediamo, però. A parte il campo che è importante, ma per noi è importante tutto il resto, pure, proprio tutto la il resto, l'ufficio, c'è le cose. C'è da puntellare un po' l'amministrazione, insomma. Più che puntellare, puntellare sarebbe un guaio, da cominciare adesso di che cascano. C'è da pungere, un po' di pungolo. Però vediamo un po' che succede. Noi siamo interessati bene, vogliamo fare bene. Però. Senti, la C1 senza retrocessioni che senso c'ha? C'ha che mettere a posto il calcio, c'ha che la D diventerà l'inferno. Perché tu l'anno prossimo praticamente tu vinci la D, vai in C1, ma la D ci saranno squadre toste, sarà il Foggia, diventa una campionato C. vero. Campionato vero. Ma noi stiamo già attrezzando. Ma guarda, noi vogliamo dirti fare le cose. Adesso quanto prima voglio far diventare la Viterbese città dei capitali, nel SRL c'è il bilancio positato, le cose. Voglio fare, però sai, noi il nostro l'abbiamo fatto. Voglio fare anche l'abbonamento, voglio fare le cose, certo. Voglio fare quant'altro, ok? Poi non è che ce lo mette pure i campi, noi giochiamo a casa e da fare le pisce sotto la gente. Si è visto professionismo proiettato tra dilettanti. Ma abbiamo fatto l'organizzazione come se fosse. Ora a scappare, mi aspettano. Ciao Claudio. Ciao Piero, tante belle cose. Arrivederci. Io sono molto disponibile, magari mi chiamate, poi mi fate domande.